una prima domanda la farei rispetto in realtà alle questioni, diciamo, del tavolo, quindi forse partirei da Lisa. Intanto che tipo di esperienza è stata e poi, come dire, qual è l'idea di associazione culturale che viene fuori da un tavolo come questo che si è occupato più o meno di tutta Padova, diciamo, comunque l'estensione era cittadina, e quindi qual è l'idea di cultura che emerge, quali sono i bisogni che secondo te emergono a livello cittadino dal punto di vista culturale. E mi piacerebbe anche capire se, visto che molto spesso, come dire, quando parliamo di cultura parliamo anche di progettazione, di lavoro di squadra, eccetera, eccetera, c'è questa abitudine nelle associazioni a lavorare in squadra poi alla fine? È un ottimo tema. Allora, io devo dire che sono la prima cosa che vorrei dire su questo punto è che sono rimasto estremamente stupito dall'eterogeneità delle associazioni, dei soggetti che operano nel mondo culturale. Quindi direi che forse l'indicazione più precisa che viene fuori è l'assenza di un'associazione standard. E secondo me questo è una ricchezza, ovviamente, perché vuol dire che ci sono tante voci e tanti punti di vista anche sulla cultura e su cosa significhi fare cultura. È anche una difficoltà, è stata anche una sfida più che una difficoltà, nel senso che creare un ambiente e un sistema in cui associazioni e soggetti così diversi da tutti i punti di vista, cioè ideologico, ma anche banalmente di età, di formazione, di prospettive, non è stata una sfida, non è stato facile, devo dire la verità. Quindi, tornando forse alla tua domanda, quello che c'è, forse una delle esigenze che vedo, che ho visto attraverso i lavori del tavolo, è stata proprio l'esigenza di creare un contesto, un orizzonte, anche non so se dire istituzionale, ma in cui si possa creare una collaborazione, un dialogo tra soggetti che spesso altrimenti fanno fatica a entrare in comunicazione proprio per diverse provenienze e formazioni. Ecco, quindi forse direi questa è la cosa che ho notato di più. Rispetto, questa è una curiosità, diciamo, noi veramente usiamo la parola cultura che poi ha una vastità e un'eterogeneità, insomma, elevatissima. Quali sono state le componenti culturali più presenti o più rappresentate? Nel senso che ovviamente la cultura, appunto, andiamo dal cinema al teatro, alla letteratura, a una cultura universitaria, quindi diciamo più intellettuale se vogliamo, erano ben rappresentati questi aspetti ed eventualmente come si sono relazionati tra loro? Perché l'impressione, ti faccio questa domanda perché in realtà da un lato ho l'impressione, come dire, soprattutto nell'atto a volte della protesta o della richiesta che la cultura si muove in modo compatto, in realtà poi immagino che non sia così perché comunque parliamo di individui, quindi credo che non sia diverso da altri ambiti, quindi mi piaceva capire queste dinamiche tra associazioni che si occupano di cultura ma da punti di vista diversi. Intanto ne approfitto per notare, secondo me anche Antonio apprezzerà questo mio riferimento. Cioè, cultura, la parola cultura, la prima a usarla in questo senso è stato Cicerone. Cultura vuol dire cose che devono essere coltivate. Che è il primo a usarlo nel senso di coltivazione di sé, per coltivazione personale, quindi non cresco ortaggi, ma cresco la mia anima, è stato Cicerone. Quindi ecco, diciamo io, l'ottica in cui io mi colloco è questa, la cultura come ciò che si rivolge alla crescita personale, a far fruttificare qualcosa in interiore. Per tornare alla tua domanda, io direi di sì, che sono state rappresentate tante anime diverse, forse con una prevalenza, perché noi in realtà eravamo tavolo cultura e istruzione, e forse con una prevalenza dei soggetti legati al mondo della formazione e dell'istruzione, soprattutto tantissime realtà che io devo dire che non conoscevo nemmeno nella loro vastità, che si occupano di bisogni speciali educativi. Quella è una cosa che non credevo, ma mi sono reso conto di quanto le associazioni di volontariato culturale, sempre inteso in questo termine, eccezione che dico io, si siano prese carico di bisogni educativi e formativi che altrimenti rimarrebbero assolutamente inascoltati. Quindi ecco, forse la cosa che direi è questa, e forse la difficoltà nel tavolo è stata anche mettere in correlazione invece queste associazioni che hanno una un'ispirazione più di assistenza, di cura, diciamo, con invece le associazioni culturali artistiche che fanno invece promozione slegata da un'idea immediata di
cura. Quindi il punto è stato, secondo me, ma forse può confermarlo Antonio, è trovare che in realtà tutte e due questi filoni, cioè chi fa assistenza in senso proprio, ma anche chi fa performance e crea bellezza, in realtà sono due forme di cura diverse. Quindi forse questo è lo sfida, è stata vedere come in realtà tutte queste realtà, sia quelle che più direttamente si occupano di bisogni speciali o di esigenze speciali, sia quelle che invece operano al di fuori di quest'ottica, in realtà condividono un'idea di cura. Ma a questo punto, visto che sto tirando in ballo l'artista, dal punto di vista di chi fa arte, invece questa esperienza, questo anche rapportarsi poi insomma con realtà culturali insomma diverse, come è stata? Ma io credo che in città ci sia in effetti questa voglia di collaborare e anche il bisogno in qualche modo per riuscire a far fronte poi a quelle che sono le difficoltà comuni di tutto il settore. Mi è piaciuto molto quello che diceva Alvise, e questo approccio alla cura è sicuramente un aspetto che è venuto fuori in maniera forte all'interno del tavolo e anche poi un po' come si sono mossi i progetti che sono nati poi proprio dal tavolo. E, dopodiché non è sempre facile, chiaramente per estradizione, anche perché non c'è l'abitudine a confrontarsi, però l'abitudine avviene facendo le cose ogni giorno. E quindi... In realtà, parlando di cultura, dovrebbe esserci... In realtà si fa comunque difficile confrontarsi, cioè anche all'interno di ambienti creativi, diciamo, insomma, o più ricettivi. Non è sì, facile perché... ascolto. Perché più che partire dal fare, che è quello che siamo bravi, è sedersi attorno a un tavolo e trovare una direzione comune da parte forse in cui siamo meno abituati, mentre se magari ci mettessero tutti su un palco per dire a fare, probabilmente sarebbe molto più semplice. E, è proprio imparare a relazionarsi, a trovare una via che possa portare tutti nella stessa direzione. Però secondo me c'è molto movimento, anche questa crisi in qualche modo ha mostrato ancora di più molti limiti che c'erano già prima, e quindi ad esempio i lavoratori dello spettacolo adesso sono molto più limiti di prima sicuramente, anche c'è stata una grossa manifestazione verso il 30 nazionale, e anche a livello cittadino con una serie di incontri, di movimenti, partitici, ci sono stati grandi ritrovi anche a livello nazionale, insomma delle unioni tra simili che in qualche modo facciano anche lobby per supportare quelle esigenze del settore. Beh, una domanda allora, visto che abbiamo tirato in ballo un po' la questione della crisi, noi oggi abbiamo deciso di registrare questo dialogo qui al CSU, quindi abbiamo deciso di uscire fuori dal virtuale, insomma, perché secondo noi, perlomeno con chi era, con chi sarà, con chi è di Padova, con chi sarà intervistato ed è di Padova, crediamo che insomma il vedersi di persona, la gestualità, sia comunque una dimensione completamente diversa rispetto a Zoom, Skype o soluzioni di questo tipo, per quanto ovviamente poi siano integrate nella nostra cultura, nel nostro, o dovrebbero essere, perché insomma non è che possiamo rinnegare probabilmente, come dire, la tecnologia, anzi ben venga. Però quello che mi piacerebbe capire è, insomma, c'è stata una grande emergenza sanitaria, c'è stata anche una grande emergenza culturale, però insomma, come si riparte? Cioè la sensazione, adesso così da profano, la sensazione che mi viene da fare, questo a livello culturale ma anche a livello probabilmente economico, è che qualcuno resterà indietro, che come dire, poi chi alla fine era già fermato gli cambierà poco, chi invece doveva sbarcare il lunario e si arrangiava con tutta una serie anche di contrattualistiche un po' capestre farà difficoltà. È possibile recuperare questo gap? Se sì, come? E quanto peserà questa crisi nella cultura cittadina, nel fare cultura cittadina? Beh, è possibile? Io credo di sì, altrimenti vi saluto. No, nel senso,
Innanzitutto, durante tutta la crisi, l'arte e la cultura è stata assolutamente presente, ci ha tenuto compagnia in casa, senza musica, senza cinema, senza letteratura, probabilmente sarebbe stato molto più duro superare questo periodo di reclusione forzata, diciamo. E quindi l'esigenza e la necessità che questo ci sia continua, e anzi più forte di prima. Adesso, anzi, che è possibile relazionarsi di persona finalmente, di certo l'esigenza ci sarà. Poi, come riuscire a creare un sistema stabile? Beh, ci sono molte proposte, ci sono dei gruppi nazionali che ci stanno lavorando, e insomma le proposte non mancano, bisogna vedere se la politica è in grado poi di rispondere. Tu sei ottimista? Assolutamente sì, certo. Adesso mi provochi una domanda legata un po' al tuo ruolo di professore universitario, insomma. Il tavolo era tavolo cultura e istruzione. L'università fa cultura o fa istruzione o riesce a fare cultura e istruzione? Questa, questa è una provocazione. No, io sono docente all'università a contratto e tra l'altro quindi appartengo a quella categoria di persone che è andata avanti per anni a contrattini un po' capestro, e che penso che ci sia una sensazione diffusa che questa vicenda ha segnato un prima e un dopo per tutti noi, credo. Non cadrò nel tuo tranello, ovviamente, però, no, però io devo dire una cosa, se teniamo questa idea di cultura come coltivazione di qualcosa, far fruttificare qualcosa dentro di sé, l'università dovrebbe farlo. La mia domanda è, lo può fare non in presenza? Lo può fare, può veramente l'università pensare che il suo ruolo sia solo trasmettere nozioni, conoscenze, lezioni, la didattica online? È questo l'unico aspetto dell'università, l'aspetto esistenziale di crescita personale data dal contatto con persone molto diverse, vivere fuori casa, lontano da casa, avere a che fare con professori in giacca e cravatta e con i pari che ti mettono pressione. Questa è una cosa che fa crescere, più che andare su Zoom a guardare me che ti faccio le lezioni di diritto romano, sinceramente. E questo non vorrei che l'università nei prossimi mesi, di fronte a questa crisi, perdesse di vista questo aspetto, concentrandosi su, solo sulla didattica, che è per me un segmento cruciale, ma non unico, dell'attività dell'università. Grazie, una risposta semplice. Adesso entrambi come tavolo cultura e immaginandoci anche poi di essere inseriti in un appuntamento come quello di Solidaria, avete, ognuno insomma dal proprio punto di vista, avete immaginato la scrittura di un bando rivolto, diciamo, alle arti performative della cornice di Padova Capitale, eccetera eccetera. Allora, beh, innanzitutto parto dall'artista, insomma. Perché questo bando, che poi comunque è una scrittura che tu, come vi immagino, hai sgrezzato, però diciamo una scrittura collettiva di un tavolo, no? Allora, perché questo bando, che è stato pensato pre-Covid in realtà e poi è uscito post-Covid, è cambiato? Beh, l'esigenza, no, immagino, però ovviamente lo si è adattato, in quali aspetti, in quale modalità, qual è stata la sua genesi e la risposta. Il bando La città che verrà è un bando, appunto, di arte pubblica interrelazionale, che è nato a partire dal tavolo insieme ad altri progetti e ad altri bandi che usciranno a breve, proprio con lo scopo di lavorare su questo tema della cultura che cura, diciamo, in qualche modo. Proprio perché questo tipo di pratica, in particolare l'arte pubblica, l'arte relazionale, l'arte partecipata, è un'arte che nasce, in cui la relazione è proprio la parte costitutiva dell'opera. E quindi ci sembrava importante riuscire a portare fuori l'arte e la cultura nella città. E per questo è nato questo bando, ne usciranno a breve un altro legato sempre al, diciamo, al teatro sociale o comunque attività artistiche legate al sociale, e ci è sembrato importante continuare a portarli avanti nonostante la questione Covid,
proprio per dare un segnale sia alla città, che gli artisti ci sono, sia agli artisti stessi, perché uno dei grossi problemi che abbiamo visto in questo periodo è che la situazione di difficoltà dell'arte e della cultura, soprattutto nel primo periodo, è stata completamente ignorata di vari decreti, eccetera, come se non esistessero molti di questi lavoratori. E quindi ci è sembrato un segnale forte uscire comunque col bando, nonostante non sapessimo bene se effettivamente alcune cose potevamo fare o no. Adesso magari inizia a essere proprio più chiare, ma quando scrivevamo no, non lo sapevamo. E farlo comunque uscire per dare un segnale che l'arte è comunque una cosa importante, va sostenuta. E è molto bello che il CSV sia riuscito a dedicare delle risorse, poche o tante, questo non importa, per sostenere dei progetti, per pagare degli artisti, per fare degli interventi, perché appunto l'arte e la cultura non sono gratuite. Sì, per me non è solo una questione di gratuità, cioè ovviamente è una questione anche di riconoscimento di valore, cioè non so come dire, di valore economico, ma per me era un discorso come coordinatore, ma forse anche un punto di vista un po' diverso, forse anche utile. Per me era più importante dare un gesto, come appunto adombrava anche Antonio, di riconoscimento, e quindi è un gesto politico, cioè il riconoscimento del fatto che la tua posizione è importante all'interno della comunità, della città. Questa è la base della politica, cioè il riconoscimento, la politica come riconoscimento della legittimità e del valore dell'altro, è questo. E secondo me nel momento in cui si rischiava di perdere di vista la centralità anche del lavoro dell'artista, non solo per il valore che crea, che c'è e che va riconosciuto, ma proprio per il suo ruolo nella società, che è anche quello di raccontare momenti di crisi per ricucire. E quindi per me è stato fondamentale quello. Abbiamo affrontato anche difficoltà logistiche, beh, lo sai anche tu, non sono stato dentro queste, e però ne valsa la pena, cioè rinunciare a un po' di partecipazione, perché ovviamente quello che si era pensato come un lavoro partecipato da 70 e più associazioni, ovviamente poi negli ultimi mesi è diventato più ristretto, più sotto tavoli, però secondo noi era fondamentale per appunto per me anche dare un riconoscimento politico all'importanza di un determinato settore. Io ho un'ultimissima domanda che poi vorrebbe essere un po' il fil rouge di questo format di interviste, diciamo. Beh, noi abbiamo parlato appunto di teatro, di arti performative, la città che verrà è in qualche modo il mood, se vogliamo, anche del bando. Allora, così, senza ragionarci, senza troppo pensarci, comunità per te e per te che cos'è? Quindi se tu mi dovessi dire, per me comunità è? Comunità è quello che abbiamo in comune per noi tutti. E forse a volte quello che abbiamo in comune non è chiaro, evidente, dobbiamo sforzarci un po' di capirlo noi. Non è una cosa che è data, dobbiamo sforzarci di capirci. Però quello che troviamo in comune tra tutti noi singoli diversi, quella è la comunità per me. Comunità è svegliarsi la mattina, uscire e incontrare le altre persone e capire se si può fare un tratto di strada assieme. Grazie a entrambi, grazie al Tavolo Cultura e buon lavoro. Insomma. Grazie mille a voi, anche ciao. Thank you.